Ora si registrerà la conferenza. A te la parola, Daniele, come al solito. Sì, allora come al solito facciamo un overview dei mercati di variabili macro. Poi oggi parleremo un po' di più di spotlight, year after, sostanzialmente cosa è successo dopo il Covid. Beat the heat, se non siete avvezzi all'inglese, sconfiggere il caldo. Ma vedremo cosa intendiamo noi per sconfiggere il caldo. Buffett Indicator, ne abbiamo già parlato e ne riparleremo perché è interessante. E qua, dato che noi siamo diciamo dei small cap equity investors, secondo me ci stava tutta time to play the size factor, che vuol dire proprio quello di, se volete, giocarsi il fattore size, cioè il fattore dimensione. Un interessante slide di cross asset valuation che fa il paio e che paragona la yield, che come sappiamo è un bond a elevato rendimento, che però si approccia con un approccio di tipo equity-like all'equity, e vedremo delle considerazioni interessanti. E poi il classico ratios di stocks to bonds. Questo mi permette di passare al fixed income, quindi dato che il sorvegliato speciale del primo quarter è stato sicuramente il decennale americano, vedremo cosa ha fatto month to date in aprile. Poi non possiamo non esimerci da parlare di commodity da un anno a questa parte, cosa hanno fatto. Ricordo che ieri il soybean ha fatto il record, quindi interessante. Le commodities del caso dell'agricoltura stanno letteralmente decollando. Poi ci focalizzeremo sugli switches delle linee core. Abbiamo detto che complice causa il rialzo dei tassi, soprattutto in America, le nostre linee hanno sofferto, e quindi, come vi avevo preannunciato, cerchiamo delle soluzioni che possano aiutare queste linee. Gli switches interessano tutte le linee, a seconda della dimensione dell'asset management, però ovviamente saranno più massivi sulle linee income e soprattutto sulla linea defensive. Lo switches di linea core si è declinato in un switch di efficienza e in un switch strategico. Allora, mercato settimana sostanzialmente deboluccia, un po' tirato il fiato anche per le proposte di tassazione sul capital gain di Biden, questo sostanzialmente ha un po' fermato il mercato. Tuttavia mi sembra che le perdite siano molto contenute, e quindi a questo punto di vista direi che è una settimana da diciamo, tirare un attimo il fiato. Ma che assolutamente non intacca il trend rialzista dei mercati azionari. No, ovviamente sappiamo la storia, che Biden vuole aumentare la tassazione sul capital gain di borsa per certe soglie, per certi investitori. Questo ha portato un po' di vendite, ma insomma sempre in maniera molto molto modesta. Per quanto riguarda gli indici settoriali che hanno maggiormente sofferto sono banks e automotive, è anche un po' normale. Infatti, se vedete, il DAX non è stato brillantissimo questa settimana, però ricordiamo cosa hanno fatto questi indici da un anno a questa parte. Guardate nell'ultima colonna, siamo più 94 più 70, quindi voglio dire ci sta un po' di profit taking dopo un anno così, insomma. Ma scusate, per quanto riguarda i bonds, continua sostanzialmente l'aumento delle quotazioni, quindi questa settimana vi è stata una riduzione dei rendimenti sugli aggregate US, sui govies. Sostanzialmente questo è un po' quello che vedremo, anche si sta stabilizzando il decennale. Per quanto riguarda gli emerging market e gli high yield, come vedete non ci sono grossi movimenti, quindi degni di nota. Per quanto riguarda le valute, continua
diciamo, il rafforzamento della moneta unica verso il greenback, plus 95%, plus 95 basis point sulla settimana. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, continua questo rafforzamento. Per quanto riguarda le altre valute, mi sembra che non vi sia nessun movimento degno di un particolare commento. Relativamente alle commodity che seguiamo, in particolare l'oro e il WTI, come vediamo, WTI ha fatto segnare una settimana negativa dell'1,57, però ampiamente sopra la soglia dei 60 dollari al barile. Per quanto riguarda l'oro, come avevamo detto, sostanzialmente flat questa settimana, e come stiamo dicendo da più settimane, ha trovato un supporto a 1700, con un doppio minimo fatto segnare a 1680 dollari l'once. Con questo abbiamo finito la variabile, la panoramica e l'overview dei mercati finanziari di questa settimana. Passiamo a parlare di macroeconomia. Per quanto riguarda la macroeconomia, sul lato United States, come vediamo ancora i segnali incoraggianti del labor market con i jobless claims in riduzione a 547.000 unità, dato settimanale, contro 586 rivisto al rialzo la settimana precedente e anche inferiore alla survey che si attendeva un valore di 610.000. Per quanto riguarda il PMI, qua si devono fare due scorti leggermente diversi. La stima flash, quindi preliminary figure manifatturiero, sostanzialmente è uscito meglio del dato precedente a 60,6 punti versus 59,1, ma leggermente inferiore al survey, quindi diciamo neutral positive, mentre invece il services and composite PMI sono venuti fuori meglio sia del dato precedente che della survey, quindi sostanzialmente assolutamente una lettura, un'interpretazione positiva di questi dati. Parlando di invece real estate, buono dato delle vendite delle nuove unità abitative, più di 1.021.000 unità versus 846.000 del dato precedente e meglio delle aspettative che si attendevano 885.000, quindi anche questo un segnale di netta ripresa economica. Per quanto riguarda invece il nostro continente, la politica monetaria sostanzialmente ha lasciato, come ampiamente nelle attese, tutto invariato, quindi storia dato da giudicarsi, non dato, scusatemi, fatto economico, fatto monetario da giudicarsi in chiave neutral. Per quanto riguarda i PMI europei, Eurozone, Aggregate sono venuti in maniera positiva across the board, quindi sia il manufacturing a 63,3 punti, superiore sia al dato precedente che era 62,5 che la survey che era 62, medesima dinamica per PMI services a 50,3 versus 49,6 del mese precedente, 49,1 della survey, e medesima dinamica confermata ovviamente dal PMI composite. Per quanto riguarda invece il Deutsche Volk, quindi la locomotiva tedesca, invece i PMI non sono venuti così positivi, nel senso che il PMI manifatturiero è uscito a 66,4, quindi bene, perché è leggermente sotto il dato precedente, 66,6, ma meglio della survey che era 65,8. Di converso però hanno sofferto i PMI services a 50,1 punti versus 51,5 punti ed inferiore alle aspettative che si attendevano un valore di 51. Medesima dinamica per PMI composite a 56 versus 57,3 del mese precedente e 57 del consensus, quindi dati leggermente negativi. Per quanto riguarda la politica monetaria cinese, come d'attese, tassi invariati a 3,85 e 4,65 e quindi sostanzialmente nessun insomma, dato da leggersi in maniera neutra. Con questo ho finito la parte di macroeconomia, passiamo agli spotlight, the year after.
Cosa è successo? Anzi, sarebbe 13 mesi dopo, per essere l'esattezza, cosa è successo da marzo 2020? Beh, come vedete, ringraziamo Bofa. Questo è il mercato equity ha fatto segnalare il terzo maggior rialzo da sempre, quindi con più 76%. Quindi questo ci fa veramente pensare l'entità di quello che è successo, una cosa pazzesca. Guardate cosa è successo, e quindi ovviamente è un dato molto, molto importante dal punto di vista storico, che fa il paio con quello che è successo negli anni 30. No? Quindi diciamo che il paragone potrebbe essere quello là. E beat the heat, battere il caldo. Quando ero in Asia, le compagnie ci mandavano, con scritto beat the heat, e ti mandavano i voli in Filippine. E questo mi ha preso lo spunto di questo titolo, perché come vedete il grafico riporta, il grafico comparato della liquidità e dell'MSCI. Come vedete, i due grafici sono strettamente correlati, a parte il tonfo di marzo 2020, per ovvie ragioni, ma come vedete, da marzo ad adesso la correlazione è super positiva. Quindi l'IT è la liquidità e il BIT è l'azionario, sostanzialmente. Quindi a fronte di, come ci siamo detti, anche se vi ricordate, qualche settimana fa abbiamo presentato il valore, come si è depauperato il valore di un dollaro dagli anni 30 adesso. L'unica chiave, l'unica alternativa in questo momento qua a tutta questa massa di soldi in circolazione, ricordiamo che il 20% dei dollari in circolazione è stato stampato l'altro anno, è proprio la liquidità, e questo il grafico lo testimonia. No? Quindi la linea gialla è l'MSCI World, la linea bianca è la liquidità. Hit the beat. And Buffett Indicator, ricordiamo cos'è Buffett Indicator. Il Buffett Indicator, di cui abbiamo già parlato, è la Global Market Cap sul Global GDP. Come vediamo, siamo sui massimi di sempre. Questo ovviamente trainato dalle ottime performance delle banche americane e dei materials. Quindi ancora una volta notiamo che, insomma, questo è un barometro che lega una grandezza finanziaria a una grandezza sostanzialmente economica. Se vi piace il paragone con i multipli di mercato, sostanzialmente una grandezza di borsa con un dato di borsa, con un dato di bilancio, cioè, ovviamente questo è un dato di bilancio mondiale, non un dato di bilancio della società. Quindi sostanzialmente, ovviamente sappiamo anche che i mercati finanziari sono anticipatori dei cicli economici, queste cose qua. Questo è uno snapshot di dove in questo momento qua è il mercato azionario rispetto al GDP mondiale. Sappiamo anche che il GDP mondiale ovviamente tenderà ovviamente a crescere con la ripresa economica. Già è cresciuto, ma ovviamente crescerà ancora per tutto il rallentamento di misure di lockdown che sono in atto un po' sicuramente in Europa e anche negli Stati Uniti. E questo è quello che secondo me è molto interessante da guardare. Questo è sostanzialmente il gap tra il Russell 2000 e l'S&P. Sostanzialmente ti dice sostanzialmente il Russell 2000 è l'indice più ampio delle small mid cap americane, e sostanzialmente ti dice che siamo ai minimi storici di questo size factor. Cosa vuol dire? Se noi prendiamo la lente di ingrandimento e andiamo dentro il Russell 2000, vediamo che solo il 40% dei titoli che compongono il Russell 2000 stanno tradando sopra la media mobile a 50 giorni. Di converso, invece, la percentuale all'interno dell'S&P 500 sale all'80%. Quindi, come vediamo, c'è un evidente size factor da giocarsi. Quindi vuol dire che con granos e salis, cioè, si può giocare ovviamente, come
noi stiamo facendo perché siamo gestori di uno small meetup, delle diciamo, passatemi in termini di inefficienze tra small meetup e large cap. Ovviamente sappiamo che i mercati large cap sono molto più efficienti, però ci sono delle ottime opportunità, come abbiamo già ribadito tante volte, nelle mid cap, nelle small cap e nelle micro cap, e questo lo testimonia. Sappiamo anche che le micro cap, ovviamente, e che le small cap in momenti di tensione soffrono maggiormente, no? Quindi da questo punto di vista questo è un ottimo strumento per capire dove ci collochiamo in termini di size factor. Ok, abbiamo parlato di azioni, abbiamo parlato di un po' di tutto, abbiamo parlato di small cap versus large cap, blue chips. Adesso parliamo di cross asset valuation, quindi parliamo di high yield e di VIX. Il grafico riporta sostanzialmente l'indice VIX in nero e invece la yield spread, che misura sostanzialmente il default risk sulle emissioni americane a yield, che è in blu. Come vedete, si fa un gran parlare che ovviamente soprattutto per quanto riguarda gli listini statunitensi, come si direbbe in gergo, le quotazioni sono stretched, sono tirate. Questo sicuramente è vero. Però sono sì stretched, ma non sono ancora così, sono ancora relativamente cheap se si fa una cross asset valuation versus gli high yield. Perché gli high yield? Perché sappiamo che la yield è quel sub-sector, sub-asset class all'interno del comparto obbligazionario che maggiormente si avvicina all'azionario. Perché uno potrebbe argomentare che anche il convertible, sì, ma il convertible, quando l'azione va male, prevale la componente azionaria, mentre invece la yield non ha questo paracadute. Quindi diciamo che si possono fare vari paragoni e anche molto, molto interessanti, e confrontando non mele con pere, come sembrerebbe, ma diciamo ci sono tanti punti in comune. Come si vede, il VIX è ancora più alto dello spread che misura il default risk della yield. Quindi sono due le letture che si possono dare. O sostanzialmente che le azioni, sostanzialmente, come abbiamo visto, il VIX è più alto e lo spread sugli yield è più basso. Quindi sostanzialmente da questo punto di vista due sono le chiavi di lettura. Uno, o che l'azionario è ancora sottovalutato rispetto alla yield, o che la yield è destinato a scendere in termini di rendimento. Da questo punto di vista, no, scusatemi, a salire. Quindi da questo punto di vista, ancora una volta, notiamo che le azioni sono relativamente più attraenti in termini di rendimento rispetto alla yield. Perché se il VIX scende, sostanzialmente vuol dire che le quotazioni delle azioni salgono. Ovviamente il VIX è la febbre dei mercati, no? Viceversa, se lo spread sale, ovviamente le quotazioni dei bond scendono. Quindi da questo punto di vista, uno dei due, o uno è sopravvalutato o l'altro è sottovalutato. Quindi noi siamo equity investors, quindi da questo grafico si può notare come, nonostante quello che abbia fatto il mercato americano, perché stiamo parlando di VIX e di spread su US high yield, notiamo ancora che in termini relativi l'azionario risulta ancora cheap rispetto alla yield. Questo è un grafico. Ringraziamo Charlie Bilello, che secondo me è un paesà, dal cognome, del ratio stocks to bonds. Quindi da questo punto di vista notiamo che ovviamente questo è eloquente cosa sta succedendo. Cioè, chi investe in bonds è per il momento un loser.
nel senso che purtroppo sta perdendo. Questo si è accentuato ancora di più con l'aumento dei tassi che, come abbiamo già detto, ha colpito soprattutto la parte bond e non ha colpito la parte azionaria perché le soglie, come abbiamo detto, gli inflation station sono più elevate di quello che attualmente sta tradando il decennale americano. Quindi, come si vince? Quello che dicevamo, che ratio azioni obbligazioni sui massimi storici, questo sostanzialmente è dettato da tre fattori: l'andamento della domanda, ovviamente la domanda aumenterà sempre di più, perché ovviamente con l'apertura delle economie graduali ci sarà un aumento della domanda. Pensiamo per esempio alla vendita delle case in America che abbiamo presentato, un aumento dell'inflazione, sicuramente ricordiamo che benigna fino a un certo punto, siamo ancora lontani da certe soglie. Vediamo che l'altra settimana abbiamo presentato l'inflazione europea che su base mensile era 0,9, su base annuale 1,3, siamo lontanissimi dal 2 sostanzialmente, e dalla crescita degli utili aziendali. Quindi questi tre fattori sono sicuramente, come si direbbe in inglese, supportive per il mercato azionario. Tuttavia, on the other side, c'è da segnalare tre cose importanti. Allora, ovviamente, come abbiamo anche mostrato in altri weekly meeting, ci sono anche l'euforia index, tutte queste cose qua. Ovvio che siamo in euforia totale, diciamo che su alcuni titoli, in alcuni settori danno quasi segnali speculativi. Poi c'è il fiscal cliff US del 2022, quindi avremo scadenza fiscale nel 2022 per quanto riguarda gli Stati Uniti e la valutazione di alcuni titoli, no? Come abbiamo detto, comunque ci sono valutazioni di alcuni titoli stellari. Ricordiamo, per esempio, Tesla, che penso che se più che fare auto ormai fa Bitcoin. Avete visto cosa è successo con la plus che ha fatto, quindi no? Cioè, di cosa stiamo parlando? Quindi anche questo da tenere presente. Quindi dal nostro punto di vista, cioè dal nostro punto di vista di Fund Management, confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo sull'azionario e la nostra preferenza di equity versus fixed income. E questo è quello che volevo mostrarvi, dato che il sorvegliato speciale era il decennale americano. Ricordiamo che il decennale americano è passato da fine dicembre 2020 al 31 marzo, quando ha fatto segnare, il 30 marzo, scusate, 2021, quando ha fatto segnare il massimo in termini di chiusura, è passato da circa 0,90 a 1,74, però è arrivato fino a un massimo di 1,77. Diciamo che il mese di aprile, complice un po' di short covering, ci siamo detti anche nelle precedenti settimane, complice anche quei dati positivi macro che vi ho evidenziato, è ritornato in area più consona. Aveva chiuso il 23 aprile a 1,5577, adesso sta tradando in area 1,5758, comunque insomma in aree più consone. Ricordiamo che le soglie di Harting per i mercati azionari sono sostanzialmente i primi, sono emerging market sui 2,40, 2,50, ipotizzato da UBS, un po' più sopra erano i mercati americani, addirittura il 3% i mercati europei. Quindi insomma, diciamo, se immaginiamo una dinamica di tassi in rialzo, siamo ancora lontani, e comunque abbiamo dimostrato che i mercati europei, dove noi siamo sempre presenti, i mercati azionari europei sono quelli più resilienti a un'eventuale spinta inflazionistica, ma siamo ancora lontani da eventuali soglie che possono far male. E questo è quello che volevo mostrarvi. Abbiamo parlato di azioni, abbiamo parlato di bonds, abbiamo parlato di AI, di small cap, e quindi dulcis in fundo. Parliamo di commodities. Questa è la performance a un anno delle maggiori, quasi tutte le commodities: 77% sono salite in media nell'ultimo anno, pazzesco. WTI e Brent regine, triple digit, 351 e 224. E poi ci sono anche da segnalare piccoline: abbiamo già parlato dell'amber, del legname, dei mercati più piccolini, che ha fatto segnare il 3,17. Notiamo anche che sono in rampa di lancio questa settimana, soprattutto
il settore dell'agriculture. Quindi è molto interessante notare questo, che ad esempio il soybean è volato e da tenere presente questa cosa qua, molto molto interessante per le implicazioni che può avere. Ricordiamo che noi siamo stati positivi già da mesi su questo tipo di asset class, ovviamente sempre in maniera congruens salis. Per esempio, sto cercando di recente l'attivazione di una linea che abbiamo fatto giusto per darvi un'idea di quanto ha reso, giusto per darvi un'idea di come è andata. Questo non mi ricordo, perché qua è il bello della diretta. Per esempio, c'è un cliente di un nostro banker che è in collegamento. Ciao Luciano, non faccio nomi, insomma, sulla linea commodities sei già su in 2 settimane di parecchio. E per esempio l'agriculture è su del 14%. Bene, bene, bene. No, Complimenti anche ti dicevo questo perché ovviamente bisogna guardare, ovviamente bisogna sempre, questo non per usarci, perché ovviamente quando va giù bisogna anche dirlo, però questo per a te. Beh, dirti che certamente. per il commodities ovviamente sempre in linea con il profilo di rischio dei nostri clienti, però ecco, c'è una diversificazione, per esempio l'agriculture che era assolutamente neanche presa in considerazione dai più l'altro anno, quest'anno sta facendo quello che ha fatto, no? Certo. Il rame che hai anche tu in portafoglio sta facendo l'11% since inception, da quando hai fatto tu. Ci sono delle chicche, ovviamente ricordiamo che sono sempre investimenti volatili che oggi fanno così, oggi fanno tanto, e ovviamente bisogna essere disposti ad accettare un tipo di volatilità. Però, secondo me, Certo. quando si parlava di commodity super cycle, sicuramente ci sono cose molto, sicuramente c'è più che un fondo di verità, no? Per quello che ci siamo detti. Certamente, sì. No, questo anche per fare, perché non siamo qua a fare lezioni universitarie, quindi anche per dare, vi presentiamo delle slide, ma dopo mi piace darvi il contatto con la realtà, e non per dire ah siamo stati bravi, perché non assolutamente in questo lavoro ho imparato una cosa che non ci si elogia mai, perché oggi si è fortissimi e il giorno dopo invece si è scarsissimi, quindi Tutto restiamo il sempre contrario. neutri, ma questo te l'ho detto per farti vedere, no, come è andato la commodity, come sono andate le commodities, e ovviamente il declinato all'atto pratico, che è la nostra linea commodity. Perché se no andiamo all'università e facciamo lezioni, no? Certo. No, 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 ma Invece è poi giusto anche che. io ci credo nel mercato delle commodities, giustamente con le dovute diciamo attenzioni, perché come dicevi tu giustamente è un mercato che può dare parecchio in senso positivo, ma nello stesso modo può anche prendersi parecchio, per cui è un mercato particolare che anche in un'ottica di diversificazione del portafoglio di un cliente ci stavano. Quindi Certo, è un per esempio mercato noi abbiamo equilibrato. l'oro, perché noi adesso tu nella linea hai l'oro, il tuo cliente nella linea è l'oro, e l'oro è flat, quindi inutile, Sì. cioè ti racconto tutto, no? Cioè, l'oro è Certo. flat, sta facendo più 0,60, quindi alla fine no, cioè ci sta, perché devi anche un po' combinare asset più rischiosi, asset meno rischiosi, Con comunque un meno po' per rischioso, capire. è chiaro, è chiaro, è chiaro. Allora, Verissimo. io ho finito. Figurati Luciano, io ho finito gli spotlight che questa settimana erano di più, perché questa settimana è un taglio un po' diverso. Se volete facciamo Q&A, pausa, come si direbbe in francese, pause déjeuner, e poi parliamo degli switches, o se no continuiamo. Qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità sui grafici che abbiamo visto?
sostanzialmente confermano comunque la visione che abbiamo ormai da diversi mesi, no? Quindi c'è stato comunque interessante grafico che mostra l'andamento dei tassi americani, che comunque nel mese di aprile scendere da 1,76 a 1,55 è un movimento importante in un mese, come era salito, trovato una stabilità. Direi di Allora, passare sui switch. sì, se non ci sono domande, vado. Allora, come ci siamo detti? Allora. Sì, interessante, che riguarda, come diceva Daniele prima, non facciamo solo lezione, ma facciamo anche pratica. C'era un mio mentore una volta che mi ha detto: chi non sa insegna, chi sa fa. Quindi diciamo, c'è anche la parte pratica, che è quella di tradurre poi tutta la teoria in scelte operative che devono portare al controllo del rischio e fare rendimento sui portafogli. E adesso passiamo a questa parte qua che è molto interessante. No, io amo la teoria, però dopo bisogna declinarla in pratica, no? Quindi a me piace studiare, però dopo bisogna anche declinarlo. Per quello ho voluto richiamare il grafico con la linea, perché così uno si rende conto di quello che facciamo noi, no? Perché se no solo mostriamo grafici e parliamo, che può essere interessante, però dopo bisogna anche declinarlo nella pratica. E parlando di pratica, noi ci siamo detti che dovevamo migliorare la parte fixed income. Ovviamente tutti hanno sofferto, non è che noi abbiamo sofferto in particolare, tutti hanno sofferto il rialzo dei tassi. Allora, da questo punto di vista abbiamo voluto concentrarci su due switches. Questo perché? Perché è inutile cambiare pelle, o cambiare pelle totalmente, quindi fare una marea di switches, o non cambiare mai. Bisogna cercare di cambiare dove pensiamo ci possa essere ancora ci possa essere un miglioramento e soprattutto ci possa essere un valore aggiunto in termini di risk reward profile per le nostre linee. Allora, abbiamo fatto due switches, abbiamo deciso due switches che saranno sostanzialmente messi in place dal prossimo mese e sono uno switch di efficienza nell'area convertible bond a focus geografico globale. Tengo presente che io ho riportato i fondi, ma sono tutti ottimi fondi, cioè non è che sono fondi scarsi o fondi sono tutti ottimi fondi, tutti e quattro. Allora, il convertible è uno switch di efficienza, nel senso che abbiamo studiato i fondi, abbiamo fatto una due diligence interna, abbiamo parlato con il gestore di Mirabeau, io ho parlato personalmente con il gestore di Mirabeau e abbiamo deciso di fare questo switch con un switch in del Mirabeau e un switch out dell'AXA, dettato quindi da esigenze e da fatti legati a un migliore risk reward profile di un fondo rispetto all'altro, considerando però che stiamo sempre parlando di ottimi fondi, cioè l'AXA è ottimo, infatti noi ci lavoravamo e abbiamo fatto benissimo, quindi stiamo parlando comunque di ottimi fondi. Pensiamo che in questo momento qua forse l'approccio di Mirabeau potrebbe darci più soddisfazione, proprio perché stiamo soffrendo da un Ecco, punto di Daniele, vista magari delle. spiega chi sono questi di Mirabeau, che è una boutique francese specializzata in questo tipo di Sì, comparto, perché non è molto Mirabeau diffuso, pochi lo conoscono. un asset manager svizzero-francese, non so se è, allora, mi sembra che sia svizzera, non so se probabilmente avrà anche degli uffici, non so se sono svizzeri francesi, cioè sono svizzeri francesi sicuro, ma non so se sono svizzeri e francesi. Comunque una boutique molto interessante, non è proprio piccolina, questo fondo è per adesso un convertible, è bello grande, quindi non è che stiamo investendo in un fondo da 10 milioni di euro, ed è un fondo specializzato in alcune tematiche. Per esempio, sono tutti fondi che sono SRI e ESG compliant, sono specializzati, come sapete, i convertible bonds è una sottoclasse del bond,
masterclass piccola, non so come definire, comunque all'interno del comparto, dominata dai francesi, infatti il gestore è francese, e hanno un approccio abbastanza concentrato, perché ovviamente non hanno tantissime emissioni che comprano, ma ovviamente giocano tanto il fattore della convessità insito nell'obbligazionario convertibile e nella qualità dell'equity, ovviamente che si vede nella call option embedded al convertible bonds. Per quanto riguarda la boutique, è una boutique molto interessante che ha i suoi punti di forza in questo fondo qua, nello strategic bond, che è anche un fondo ottimo, e nel fondo globale. In più stanno lanciando dei prodotti molto interessanti anche sugli emerging market. Quindi non è forse sconosciuta ai più, però agli addetti al lavoro non è affatto un parvenu. Donc, sono très fort. Questo per quanto riguarda Mirabeau, poi e lo switch strategico e la switch di efficienza. Mentre invece lo switch strategico, ne avevamo già parlato, è uno switch che chiama in causa la Cina e il mondo del debito cinese che è in forte espansione. Da questo punto di vista abbiamo fatto una scelta di ridurre la componente US dollar denominated. Perché sull'obbligazionario? Perché purtroppo il deprezzamento del greenback versus euro non è stato compensato dal mercato bonds. Viceversa, invece, anche il deprezzamento del dollaro versus euro invece nell'ambito dell'equity è stato compensato dal rialzo dell'equity. Ecco perché la decisione strategica di non toccare o di non ridurre l'esposizione dollaro sulla parte equity, ma di andare a ridurre la composizione la US dollar exposure sulla parte obbligazionaria. No, scusate, allora questo il focus su switch di efficienza obbligazionaria. Come vedete, questo è il grafico. Scusate. Questo è il grafico da 5 anni a questa parte. Come vedete, stiamo parlando di ottime, veramente ottime performances. Tuttavia, si vede come nell'arco di nell'arco praticamente dal nell'ultimo anno, forse sì, nell'ultimo anno, sostanzialmente i due fondi che fino a marzo dell'altro anno, all'inizio aprile dell'altro anno, facevano sostanzialmente avevano un coefficiente di correlazione praticamente uguale a 1, c'è stato come crocodile mouth, cioè come la bocca del coccodrillo, e si sono divaricati. No? Quindi è stata netta la sua performance del fondo Mirabeau rispetto all'AXA. Ecco perché abbiamo pensato che ci può dare più spinta, soprattutto sulla parte obbligazionaria. Tengo anche presente che ovviamente l'ultimo anno è stato un anno da euforia pura, come abbiamo visto nella prima slide, però se notate il contenimento delle perdite a marzo è stato similare. Sì, l'AXA ha perso qualcosina di meno, ma non ha perso così tanto di meno. Dopo, come vedete, le cose sono andate in maniera totalmente opposta. Quindi, da un punto di vista di downside, mi conforta il fatto che c'è stata una buona resilienza, un'ottima resilienza. Quasi come quella dell'AXA nel momento di stress test dovuto allo shock sanitario. Di converso, però, quando il mercato ha arrellato non c'è stata storia. Quindi Bene. noi stiamo sempre attenti a the both side. Dimmi, Vincenzo. Ciao Daniele, buongiorno. Volevo dirti una cosa, quando parli di focus di switch di efficienza, intendi dire stesso rischio, maggior rendimento, quindi muovendoci sulla frontiera Sì, efficiente? Ok, va intendo stesso rischio, e ovviamente stessa asset bene. class, Volatilità. no? E stessa, vabbè, certo, ok. Va bene, Stessa dai. asset class, quindi
all'interno dei convertible bonds questa storia qua. Grazie. Figurati, piacere. Poi passiamo alla parte di del focus strategico. Allora, il focus strategico è legato al debito cinese. Allora, il debito cinese da parecchio tempo ha dato tre caratteristiche importanti: investimento liquido, ottima qualità creditizia ed è correlato dalle dinamiche dei tassi americani, perché sappiamo che i cinesi sono decorrelati, no? E queste parole ovviamente si riassumono, si declinano in due parole: debito cinese. Dal punto di vista, questo ringrazio Horizon Capital, dal punto di vista di due dati importanti di cosa stiamo parlando e del mercato di cui stiamo parlando, perché la percentuale dei bonds denominati in renminbi detenuto dagli investitori stranieri è sostanzialmente il 3%, percentuale che sale all'8% se restringiamo il campo ai governativi, quindi una percentuale molto inferiore a quella giapponese e molto ancora più inferiore al debito americano, al comparto obbligazione americano. Quindi ne consegue quindi che c'è con molta probabilità la percentuale, la market share degli investitori stranieri tenderà a salire e potrebbe attestarsi, secondo vari studi, attorno al 10-15% dei renminbi e dei bonds renminbi in circolazione. Allora, questo i soldoni, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i soldoni potrebbero valere 2 trilioni di dollari di inflow. Quindi questo capite bene che è un follow come un vecchio film degli anni 30, Gone with the Wind, via col vento. Quindi seguiamo la corrente. Noi siamo piccolini, noi dobbiamo seguire i flussi mondiali, quindi via col vento, non possiamo dire francamente me ne infischio. Noi non possiamo fare questo. Dobbiamo capire dove ci sono i problemi e metterci una pezza. E questo secondo me è una valida alternativa. Il grafico, come vedete, secondo me è abbastanza eloquente sull'andamento esponenziale che potrebbe avere nei prossimi anni, comunque che ha avuto. Stiamo parlando di un mercato piccolino all'inizio. Ricordo quando io ero in Asia nel lontano 2008-2011, il mercato praticamente non esisteva neanche, c'era veramente pochissima roba, come vedete, e come è cresciuto in maniera esponenziale, cresceva ancora. Ricordiamo che noi andiamo in sottoscrizione con la classe in euro noleggiata. Ok, quindi il fondo è denominato in euro, ma prende i renminbi. Non ha senso prendersi il costo nella classeggiata perché l'hedging costa parecchio e va a detrimento della performance. Giusto per fare su cosa andiamo a puntare. Però il fondo è denominato in euro, quindi non preoccupatevi, non i renminbi. E questo è quello che ci siamo detti, no? Nell'ambito del comparto obbligazionario, l'inserimento del debito cinese implica due elementi importanti: una maggior diversificazione, quindi se noi inseriamo in un portafoglio bond il fondo cinese, questo fondo abbassa o addirittura negativa correlazione con gli altri bond markets. E quindi questo è un elemento di correlazione molto importante. Per esempio, quando ci sono rialzati i tassi, i bond cinesi non hanno sofferto molto di meno. Va da sé che conseguenza di un inserimento di un bond poco correlato o addirittura non correlato ne migliora, come diceva anche prima Vincenzo, il rapporto rischio-rendimento, quindi l'efficienza, o se volete prendere lo Sharpe, tutti quegli indici che conosciamo di risk performance attribution. Scusate. Da questo punto di vista, quindi, vi ho rappresentato Chinese Wall. È che è un'esperienza unica, donc let's do it together. E basta, io ho finito, quindi se ci sono domande le prendo molto volentieri. Beh, volevo fare una considerazione. Oggi Daniele ha presentato alcune mosse strategiche che stiamo facendo sulla parte che sta soffrendo di più, la parte obbligazionaria, che ormai da qualche mese
chiaramente non dà risultati positivi perché il mercato ha questo tipo di andamento. Questo una volta di più dimostra che la ricerca di temi nuovi di investimento e di storie nuove da inserire per far sì che anche quando i mercati soffrono, riuscire a dare risultati migliori di quello che offrono i nostri concorrenti, diciamo. E questa è una dimostrazione di ricerca di nuovi temi, ricerca di efficienza, perché avete visto che in quei due fondi lì, pur essendo tutti e due fondi molto interessanti, c'è una differenza del 10% di rendimento. È chiaro che non è una cosa da poco, riuscire a inserire uno strumento del genere. Quindi l'attenzione sui portafogli è veramente al massimo per cercare di dare il massimo rendimento gestendo al minimo i rischi. Questa è la prova evidente. Quindi adesso lì mi piacerebbe sentire anche le vostre considerazioni e domande, se qualcuno ne ha. Don't be shy. Volevo anch'io associarmi alla riflessione di Gianluigi, perché comunque ci sono dei clienti che hanno un profilo di rischio basso e quindi non possono, non vogliono entrare nel mercato azionario pienamente, quindi non possiamo lasciarli perdere costantemente, insomma, sapendo e vedendo anche le prospettive economiche. E quindi la scelta di prodotti più efficienti, secondo me, è importante. Quindi adesso l'attenzione dovrebbe essere rivolta più a questo tipo di fondi, a questo tipo di gestione, e quindi cercare di portare un miglior risultato più nell'obbligazionario, perché è facile vincere sull'azionario in questa fase, però adesso la sfida, secondo me, deve essere proprio quello di cercare di portare a performare anche le gestioni obbligazionarie. Quindi apprezzo questo modo di fare, l'ho apprezzato fin dall'inizio e quindi continuo ad essere solidale con te, Daniele, e con Gianluigi, Grazie con tutto il Samuele, team. grazie Samuele. È giusto, chiaramente, come dicevi tu, Samuele, i clienti devono essere profilati in maniera coerente con i loro profili di rischio. Se uno vuole stare su asset class che normalmente hanno volatilità e chiaramente rendimenti più bassi, dobbiamo comunque cercare di efficientare al massimo questo tipo di approccio. I cicli di mercato ci sono sempre stati, i tassi si alzano, si abbassano. Però poi, se poi noi andiamo a ricercare mercati come la Cina, che è un mercato, come diceva Daniele, totalmente decorrelato, dove i tassi di crescita sono totalmente diversi e anche le fasi economiche sono totalmente diverse dal mercato USA e dal mercato europeo, riusciamo magari a trovare dei temi che rispecchiano i profili di rischio bassi dei clienti, ma che dove riusciremo però a dare dei rendimenti. Naturalmente questa fase di studio non è che lo possiamo fare in 2 giorni, necessita un'analisi del team di gestione che va a verificare qual è lo strumento, quali sono i rischi, è un'analisi che porta del tempo e solo quando noi siamo sicuri di riuscire a consegnare un servizio, un prodotto di investimento che sia migliore dal punto di vista del rendimento e del rischio, lo mettiamo in place. Se avete anche domande sulla parte macro, che oggi è stata veramente corposa, sia dal punto di vista dell'equity, però so che Daniele è sempre molto preciso, è difficile trovare domande su una spiegazione così attenta, però magari c'è qualche curiosità in più. Daniele, queste variazioni cominceranno dal mese di aprile? Dal mese di maggio probabilmente iniziamo a metterle in place. Ovviamente, come sapete, noi cerchiamo di efficientare cliente, perché vogliamo dare un servizio al massimo, personalizzato al massimo. Quindi vediamo soluzione per situazione per situazione e dopo agiamo di conseguenza. Quindi partivamo gli switches sostanzialmente da maggio e li vedrete nel corso Quindi se ti del mese. Quindi da questo punto di vista saranno fatti, studiati caso per caso, come diceva anche Samuele,
che dobbiamo dare efficienza ai profili di rischio basso o medio basso, e quindi a questo punto di vista ci siamo attivati, e quindi già vedrete le prime cose nel prossimo mese e nei report che riceverete a giugno, no? Perché ovviamente gli switch saranno a maggio, e quindi i report che vi mandiamo a giugno, che è di competenza di maggio, verranno highlighted questi switches. Quindi da questo punto di vista Naturalmente li vedrete. questo non è che cambia la visione nostra, che è quella che è stata presentata, siamo favorevoli all'equity, alle commodity, all'ESG, sono i temi che traeranno. È una parte, c'è cioè una strategia di difesa per quelle asset class che in quest'anno e non sono, sono saranno sicuramente favorite. Quindi c'è una difesa che viene fatta dai portafogli, dobbiamo aspettarci rendimenti strepitosi, però è una difesa che viene fatta, insomma. Dobbiamo intervenire, quindi da questo punto di vista, come sapete benissimo, perché mostriamo i risultati, quindi sapete che soprattutto la defensive ha sofferto, e quindi dovevamo fare qualcosa. Secondo me, come vi dicevo prima, è inutile intervenire, stravolgere la struttura, perché servono interventi mirati che possono cambiare la faccia e la situazione della gestione. Ora, forse due sembrano pochi, ma non sono così pochi, perché se due sono ben messi, ti possono dare tanto, tanto boost. Anche perché comunque ricordiamo che all'interno del bonds non è che c'è tanta scelta. Ricordiamo altresì che, come vi avevo mostrato, la yield è un'ampia vasta, un'ampia denominazione, no? Perché in realtà è investment e non investment. E non investment parte dalla doppia B più fino ad arrivare giù, down to the road, fino alla C. Quindi con la IN ti puoi prendere anche il default. Quindi ecco perché preferiamo magari convertible, no, che la IN, anche perché abbiamo visto che, se facciamo un comparison tra yield e equity, la IN risulta ancora più strecciato che l'equity, come valutazione. Allora, da questo punto di vista, discende che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo prenderci rischio nel bond, cerchiamo di prenderci un rischio che make sense, quindi andiamo a efficientare il portafoglio all'interno dei convertible bonds, e ovviamente quello che abbiamo mostrato è il passato, non è detto che si ripeta, però noi crediamo, abbiamo buone possibilità dopo la nostra due diligence che questo fondo continuerà a fare benissimo. E dopodiché abbiamo pensato che invece un elemento totalmente diverso, che può essere disruptive in termini di portfolio construction, soprattutto in una linea defensive, in una linea income, qual è il debito cinese. Quindi il debito cinese lo dovete vedere come un elemento disruptive che cambia, non tanto in termini di rendimento, perché darà, ma non è che ti può fare il 20% in un anno, ma in termini di decorrelazione. E questo è l'elemento disruptive di debito cinese. Sì, ma infatti Daniele, tanto per fare una considerazione, perché veramente le domande risultano difficili perché gli argomenti vengono veramente da te esaminati e dal team a 360 gradi, anche in profondità. Quindi puoi fare delle domande che vadano oltre quello che tu già hai spiegato, è veramente difficile. Viene più facile fare qualche considerazione. Secondo me è un momento cruciale, così lo condividiamo insieme, in cui veramente l'investitore comincia, cioè la distanza tra il percepito e quello che succede sui mercati finanziari si va appiattendo, nel senso che l'investitore in quest'anno di pandemia è diventato più consapevole. Non ha la percezione ancora, tornando al grafico, che questo è stato il terzo miglior anno nella storia sostanzialmente dei mercati finanziari. Però comincia ad avere la percezione di valutare il suo rischio non in maniera assoluta, ma in maniera relativa, cioè al rendimento atteso, a tutti quegli indici anche di correlazione. Quindi comincia a crescere, secondo me, anche l'investitore italiano, e quindi il nostro ruolo veramente diventa un ruolo sociale che in questa particolare fase dell'economia mondiale, l'andamento dei mercati, economia politica, anche della salute, ci può aiutare.
perché la consapevolezza in questo anno è aumentato, per cui anche sì, io faccio l'asset class obbligazionario, profilo di rischio basso, ma relativamente a che cosa è il profilo di rischio basso? Cioè, il profilo di rischio Tanti basso soldi, tanti soldi. è infatti, però questa fase c'è da far capire al cliente che li perde anche in un obbligazionario, magari ne potrebbe perdere anche di più rispetto a un tipo di investimento diverso. Insomma, è un momento cruciale cui, dal punto di vista della qualità della gestione, verranno fuori i migliori gestori in quest'anno. Non si può tirare le freccette come le scimmiette l'anno scorso. Per l'investitore sicuramente diventerà, ma già lo è diventato più consapevole. Noi siamo Ma attentissimi ai nostri clienti, come avete visto, cioè, sì. indipendentemente dall'investimento e a tutti i temi e a tutti i profili. Chiaramente poi il mercato è difficile per tutti, però. Comunque, per fare un po' di parallelo, no, non siamo negli anni 30, però quello che è successo per certe cose, anche se ovviamente quello che è successo negli anni 30 e 29 è scattato da altre dinamiche, non da un'esigenza, non da una pandemia, però si può fare il paio, si può fare il paragone. Notate anche, se vi ricordate, quanto è crollato il valore di un dollaro. No, ricordiamo che un dollaro nel 33 ti prendevi 10 bottiglie di birra, adesso un dollaro ti vale un caffè piccolo da McDonald's. No? Quindi ti fai il paio anche di quanta moneta in circolazione sia stata stampata, di quanto questa è stata accelerata dal 2000, ricordiamo l'altro anno 20% di dollari stampati, di interi dollari. Quindi, da questo punto di vista, con tutta questa liquidità in circolazione, con quello che è successo, bisogna avere un'asset allocation moderata, nel senso che ovviamente dipendenza dal rischio, bisogna assumersi un po' di rischio se si vuole avere un po' di guadagno. Quello che però voglio, il messaggio è che non vuol dire che quello che era canonicamente, entre guillemets, poco rischioso è ancora poco rischioso. Non è più così. Cioè, comunque, non è più che il bond è tranquillo, bello, ti dà i tuoi soldi. Non è più così. Perché abbiamo visto che un rialzo dei tassi, per esempio, come quello successo da febbraio-marzo, ha penalizzato gli investitori bond, non quelli equity. E quindi, da questo punto di vista, bisogna far passare il messaggio: più che devi prendere il rischio per far soldi, perché questo è un po' abbastanza straightforward come messaggio, è quello che è considerato rischioso, quello che era considerato meno rischioso, non è più che è meno rischioso perché non perdi soldi, no? Meno rischioso e puoi perdere anche soldi. Sì, condivido Siamo assolutamente. capite Rischio questo? finito non esiste più. Però mentre lo sapevamo prima solo noi, la consapevolezza eravamo solo noi consulenti, adesso anche il cliente è più consapevole del fatto che il risk free non esiste più. Guarda, più Quindi il cliente qualcosa è di buono. colto per noi, più meglio è. Infatti. Ovviamente riesce ad apprezzare il lavoro che viene Sì, svolto, assolutamente. insomma, non è Sì. banale. Volevi dire qualcos'altro da Samuele? Sì, volevo fare una domanda. Questo cambiamento strategico certamente influenzerà non solo la defensive o la gestione prettamente obbligazionaria, ma tutto l'obbligazionario che è nelle varie gestioni, nelle varie linee, per Sì, esempio la esatto. moderate, per esempio, verrà Esatto. influenzata lo stesso. Sì, dipende ovviamente dipende da che portafoglio hai, no? Per esempio, se tu hai un portafoglio sopra i 200K o sopra i 100, o sopra, no, mi sembra da sopra dei 50K la moderate è interessata. No? Per esempio, nello switch di efficienza è interessata. Però la moderate non è interessata dal debito cinese perché la componente in dollari non è declinata sull'obbligazionario, ma è declinata sull'azionario. Ok, quindi per esempio nella moderate, nella balance e nella growth, tu vedi lo switch di efficienza, solo lo switch di efficienza nell'ambito del convertible bonds e a seconda del portafoglio. Per esempio nella growth c'è solo un unico switch di efficienza nel portafoglio da 200.000 euro in su. Negli altri portafogli non c'è convertible, quindi non c'è switch di efficienza. Ok?
Ovviamente nella Gov, nella Balance, nella Moderate non c'è debito, l'aggregate denominato in dollari, quindi non vi è inserimento di debito cinese. Nella Income e nella Defensive vi è debito cinese, vi è aggregate in US dollar e quindi vi è switch di efficienza. E switch strategico, oltre a quello di efficienza. Giusto, ok. Ok. Quindi lavoriamo così, no? Se non è, ovviamente sulla growth c'è il convertible, c'è solo nel portafoglio più grande, sopra i 200K, e non c'è in alcun modo il debito, l'aggregate denominato in dollari obbligazionario. No? Quindi ovviamente non c'è nessun switch strategico perché non abbiamo lo switch out, e per quanto riguarda il convertible l'abbiamo presente solo nei portafogli più grandi, quindi abbiamo lo switch out solo nei portafogli superiori a 200K. Quindi ne beneficeranno tutte le gestioni, le linee di Dove gestione sopra una certa lì e sopra una certa. certo, ovviamente per esempio se abbiamo un portafoglio growth di 150.000 euro e questo non può essere interessato dallo switch di convertible perché non ha il convertible dentro, no? E quindi abbiamo solo lo switch, non possiamo fare switch in perché non c'è switch out. Nella moderate c'è il convertible e quindi avrà uno switch di efficienza, switch out, switch in. Grazie, perfetto. Ok, qualche altra domanda? Bene, direi che oggi è stato molto interessante, proprio perché siamo andati a declinare anche scelte operative derivanti da analisi fondamentali macroeconomiche. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio della partecipazione e ci vediamo la prossima volta. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, 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 buona giornata a tutti. grazie. Buon Ciao. lavoro. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Buon lavoro a tutti.